È stata celebrata questa mattina presso la Questura di Sassari la festa di celebrazione del 165° anniversario della Polizia di Stato. Alla presenza del prefetto dottor Giuseppe Marani è stata deposta una corona al monumento dei caduti della Polizia di Stato per commemorare il personale che ha sacrificato la propria vita nell'espletamento delle attività istituzionali. Di fronte alla rappresentanza di tutti gli uffici della Polizia di Stato, dalla questura ai commissariati, ai posti fissi, alle specialità stradale, frontiera, ferroviaria, postale, alle autorità civili e militari, agli organi di stampa, il questore di Sassari, dottor Maurizio Ficarra, ha illustrato anche l'attività svolta nel corso dell'anno e ha tracciato un bilancio dei risultati conseguiti e delle iniziative avviate a favore di tutto il territorio. Un'intensa attività svolta per l'intera collettività all'insegna del motto "Esserci sempre", che quest'anno accompagna le celebrazioni in tutta Italia. Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dello spettacolare incidente accaduto questa mattina nel quartiere di Luna e Sole a Sassari. Una Renault Clio guidata da una donna di 65 anni non avrebbe rispettato il divieto di stop andando a prendere in pieno una Smart con all'interno due persone che proveniva da Via Gramsci. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Sassari che hanno effettuato i rilievi di rito che serviranno ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. Tempestivo anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno portato gli occupanti della Smart in pronto soccorso perché lievemente feriti. Il personale della sezione volanti della Questura di Sassari ha tratto in arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e simulazione di reato, un 33enne di nazionalità colombiana residente in Italia. Gli agenti sono intervenuti nel centro storico cittadino in quanto uno straniero lamentava di essere stato rapinato di una collana d'oro. Sul posto gli operanti hanno accertato che lo straniero era in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche. Lo stesso ha dimostrato da subito ostilità nei loro confronti, prima ingiurandoli e poi aggredendoli. Il cittadino colombiano, accompagnato negli uffici della Questura di Sassari, ha continuato nel suo atteggiamento ostile ed è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire la refurtiva del presunto reato. Il colombiano è stato tratto in arresto oltre che per resistenza e violenza pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, anche per simulazione di reato. L'uomo si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria presso le camere di sicurezza della questura. I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica i gestori di un locale pubblico della città. Gli agenti, su delega della Procura della Repubblica di Sassari, hanno svolto mirate indagini che hanno consentito di accertare che nel locale è stata utilizzata energia elettrica mediante manomissione del contatore al fine di non registrarne il prelievo. Il danno all'Enel è di oltre 10.000 euro.
Un piano regolatore del porto fermo al 2014, un iter bloccato che impedisce lo sviluppo di progetti di rilancio nello scalo compreso il settore della nautica da diporto. Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, fa appello ai ministri dei trasporti e dello sviluppo economico per accelerare la nomina del presidente dell'autorità portuale allo scopo di rivitalizzare l'intero sistema portuale. Per compiere gli atti di programmazione e realizzare i tanti progetti di ripresa del porto, essenziali dopo il crollo dell'industria, si ritiene che non sia più rinviabile la nomina del presidente della nuova autorità portuale. Il sindaco di Porto Torres sottolinea l'urgenza di accelerare la programmazione, viste le difficoltà economiche del territorio. Sean Wheeler chiede perciò al ministro dei trasporti che venga nominato il presidente dell'ADSP, mentre al ministro dello sviluppo economico chiede che venga creato con urgenza il gruppo di coordinamento e controllo per l'area di crisi industriale complessa di Porto Torres, con il compito di definire e attuare il progetto di riconversione e riqualificazione industriale. Nella chiesa di Sant'Antonio Abate, o meglio conosciuta a Servi di Maria, si è concluso il solenne settenario in onore alla Madonna Addolorata o dei Sette Dolori, che viene celebrato senza interruzioni ogni anno 15 giorni prima della Santa Pasqua da oltre 4 secoli e che è stato predicato dai vari sacerdoti della diocesi di Sassari. Numerosa la partecipazione dei fedeli durante le celebrazioni delle sante messe nei 7 giorni dedicati a Maria Santissima. Nella giornata conclusiva sono state celebrate le seguenti funzioni religiose: la Santa Messa alla mattina, animata dai componenti dell'Arciconfraternita guidati dal priore Mario Dau. La sera la lettura dei soci benefattori vivi e defunti e a seguire la coroncina della Addolorata guidata dal rettore della chiesa con esposizione del Santissimo Sacramento, canto dell'antico inno Stabat Mater e solenne chiusura del settenario con la concelebrazione della Santa Messa che è stata presieduta dall'Arcivescovo di Sassari Monsignor Padre Paolo Azzei e animata dal coro de Zaramonte diretto dal maestro Salvatore Moraccini. Tre trentini entrarono a Trento trotterellando, ed è proprio quello che è accaduto sabato scorso alla Dinamo Banco di Sardegna, che trotterellando ha superato la Dolomiti Energia per 66-57 davanti ad una trentina di tifosi giunti da Sassari e dall'Interland per vedere i giganti.
Ancora una partita tutto cuore ed orgoglio per i ragazzi di Pasquini, che hanno resistito per tutta la gara agli attacchi trentini per poi dare la zampata finale e chiudere l'incontro. La Dinamo era priva di una pedina fondamentale come Lessei, ma è giusto ricordare che anche l'infermeria di Trento era trafficatissima, visto le assenze di Baldirossi e Marble. Avevo chiesto ai ragazzi di limitare gli attacchi avversari, dice Pasquini. Trento andava molto forte in attacco, rimanendo sempre intorno ai 90 punti, ed avevo chiesto uno sforzo per non farli arrivare ad 80. Ebbene, abbiamo ottenuto molto di più. Ora l'obiettivo potrebbe essere il terzo posto, a discapito di un Avellino ancora raggiungibile, ma per far questo bisogna vincere già dall'anticipo di sabato con Capodorlando lo scontro diretto, guardando anche alla differenza canestri, 7 per i siciliani, per poi andare a Torino e ricevere in casa Venezia. L'ultimo ostacolo sarà la trasferta a Caserta, che non ha ancora la matematica certezza di salvarsi. La Dinamo c'è. E con questa voglia e questo spirito tutto è possibile. Quindi si guarda avanti. Termina 0-0 il match Torres San Sepolcro al Vanni Sanna di Sassari, valido per la 30ª giornata del girone G del campionato di Serie D. Sono state tante le occasioni per i rossoblu che tentano più volte di sbloccare il risultato, ma senza fortuna. Un palo e una traversa negano la gioia del gol a Mucili. Inizia la partita e subito al terzo minuto di gioco Torres pericoloso con Mucili che sfiora di testa e parata di David. Al 28esimo altra occasione per la Torres, sempre sui piedi di Mucili che in aria prova il tiro con il sinistro e palla di poco al lato. Al 41esimo ci prova Mannoni col destro, David para non senza difficoltà. Torres San Sepolcro termina il primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa al 51esimo traversa di Mucili. Al 56esimo prima sostituzione per la Torres, esce Florencianes ed entra al suo posto Fideli. Al 60esimo ammonito Marcangeli. Al 62esimo giallo per Gorini per trattenuta su Bisogno. A seguire palo di Mucili a due passi dalla porta, colpo di testa dalla punta, poi Faye va per il tap-in, ma David è bravo a parare. Al 69esimo sostituzione per il San Sepolcro, esce Mencagli ed entra Cano. Al 74esimo doppia sostituzione per la Torres, escono Mucili e Marcangeli ed entrano Frau e Tueto. All'80esimo Frau punta diretto sulla porta ma va fuori di poco. All'82esimo sostituzione per il San Sepolcro, Rocchini rileva Giovacchini. All'89esimo ammonito De Santis. Un minuto dopo grande occasione per la Torres, Fideli entra in aria, rasoterra per Tueto che sbaglia. 5 minuti di recupero e risultato che non si sblocca. Termina quindi 0-0 Torres San Sepolcro. Determinante ora la prossima sfida contro il Città di Castello. Io vi dico che sono contento del gioco, un po' meno perché potevamo essere più cattivi sotto porta, e quindi su 10 palle gol almeno una si doveva mettere dentro. Siamo stati sfortunati e va bene, già da domani lavoriamo e ci prepariamo per la prossima partita che è importantissima. Sono contento perché oggi, devo dire, a prescindere dal fatto che non abbiamo raccolto i 3 punti, solo un punto, però ho visto una squadra che giocava a calcio, cioè una squadra che aveva una manovra con il centrocampista che veniva incontro, con l'inserimento degli esterni, è quello che voglio io. È chiaro, giustamente crei 10 palle gol, poi non ne metti una, però poi alla fine non si può dire niente a questi ragazzi. L'unica cosa che si può dire è di essere più cattivi. La Torre ha le modalità per vincere, però noi siamo venuti qua con 4 sconfitte sul colpone, con 6 titolari fuori, abbiamo fatto quello che potevamo, con tanti ragazzi in campo, abbiamo fatto solamente un buon primo tempo, anche come trame di gioco.
Poi loro, rispetto a noi, hanno avuto la fortuna e la bravura di avere dei cambi che gli hanno cambiato la squadra, perché insomma hanno messo due o tre giocatori che possono fare la differenza in questa categoria, hanno cominciato a giocare queste palle lunghe direttamente sulla nostra difesa, abbiamo sofferto, abbiamo buttato via un punto che fa morale per i ragazzi, perché anche se noi siamo fuori da tutti i giochi, però, ripeto, negli ultimi 5 partite avevamo fatto un punto. La situazione comincia a diventare un po' pesante, perché poi nel calcio tutti si dimenticano quello che hai fatto prima. Perciò ci prendiamo questo punto, dispiace per la Torres, che è una società gloriosa, a cui auguriamo le più grandi fortune da qua alla fine. Il tempo secondo me è stato equilibrato, occasione un po' da una parte all'altra, forse loro un po' più pericolose, noi abbiamo gestito male 5-6 ripartenze, che potrebbe essere. Poi il secondo tempo credo che la differenza l'abbia fatto le motivazioni, l'abbia fatto anche i cambi, perché ripeto, non per sminuire i miei, però io ho messo dentro due ragazzi della Riviera, se no non ho messo dentro due giocatori veri, tre, che Frau, Fedeli e l'altro ragazzo ci hanno impegnato, ripeto, ai punti avrebbero meritato la vittoria. La 30ª giornata del campionato nazionale dilettanti Girone G ha visto di fronte al comunale Lorenzo Casini di Trestina i locali di Mister Zampagna in bianconero contro i sardi del latte dolce di Sassari di Mister Pava in completo azzurro. Ha diretto la partita il signor Stefano Dell'Erario di Livorno, assistito dai signori Di Tommaso di Isernia e Traini di Ascoli Piceno. Dopo appena 2 minuti dall'inizio della partita, gran punizione di Mereu che va di respinge, poi un calciatore ospite finisce a terra tra le proteste dei pubblici compagni. Al sesto, rosso per Ceccagnoli per fallo su Pala, quindi il Trestina resta in 10. Al nono, conclusione da sottomisura di Palmas che Vadi mette in angolo. 2 minuti dopo, siamo all'11esimo, girata di testa di Ridolfi che si perde di poco oltre la traversa. Arriviamo al 19esimo, Palmas si presenta al limite dell'area, Vadi esce ed intercetta la conclusione dell'attaccante ospite. Al 25esimo, bella la conclusione di Piga dal limite che deviata finisce sul fondo. Gli ospiti del latte dolce, in superiorità numerica, continuano ad attaccare in prevalenza con lanci lunghi. La difesa del Trestina è molto attenta e non concede opportunità. Quindi il primo tempo, molto combattuto, termina sullo 0-0. Con le riprese di Alessandro Natalicchi passiamo al secondo tempo, che vede partire forte il Trestina e dal primo minuto c'è la gran conclusione di Liurni che Garau respinge con i piedi. I successivi 15 minuti vedono le due squadre affrontarsi a centrocampo. Al 20esimo, gran conclusione di Palmas dal limite, va di respinge sui piedi di Carboni che porta in vantaggio il latte dolce. Al 28esimo c'è un bel destro di Saleppico che si perde di poco oltre la trasversale. I bianconeri locali continuano ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, ma al 40esimo Palmas di testa sfiora il raddoppio. Arriviamo al 44esimo, Liurni scarica un gran destro, Garau compie un mezzo miracolo respingendo la sua conclusione e dopo 3 minuti di recupero, al termine dei quali gli ospiti del latte dolce di Sassari superano il Trestina per 1-0. Una bella partita, insomma, molto combattuta, tanto, veramente partita maschia, dai, la carica agonistica è importante, una partita veramente difficile che noi abbiamo saputo interpretare bene, abbiamo ribattuto colpo su colpo a una squadra molto forte, perché il Trestina è una squadra molto forte, molto organizzata e che non concedeva niente veramente. E noi siamo stati bravi a saper aspettare. Ribattere, l'avevamo preparata molto bene, insomma l'abbiamo ribattere colpo su colpo fino a che non siamo stati in grado di dare la zampata vincente e poi saper soffrire fino alla fine, questa è un pochino la lettura di tutta la partita. Assolutamente no, siamo rimasti in 10 dopo pochissimi minuti, nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a fare, insomma, noi più la partita rispetto a loro, siamo rimasti anche con le 2 punte,
all'ultimo 20 minuti abbiamo fatto anche quelle tre punte, abbiamo avuto anche delle buone opportunità per pareggiarla, invece non ci siamo riusciti. Diciamo che è stata una partita segnata soprattutto da qualche episodio negativo da chi ha il fischietto. Dopo mezzi miracoli del portiere. E ha fatto due belle parate anche il portiere loro. Continuiamo tutto l'anno ad avere sempre questi episodi negativi contro, nonostante tutto sembra che ci siamo salvati lo stesso, però comunque vabbè, un applauso sempre va fatto ai ragazzi che danno sempre il massimo. Peccato perché sicuramente il pareggio sarebbe stato giusto, ecco, cioè, tanto rammarico per una sconfitta che non c'entra proprio. Giù in capo tanti cosi che non so cosa fa, ad ognuno la carriera io mi pongo a domandare se per caso la vidi mi dubiti d'avvisare, prego sempre alla Madonna chi mi la fosse abbraccia. Ma Rubin siamo il tuo meo, ora piano vista te, abbracciati i passi genni, tanto si furia mi be, migliora viva la vita, non ti posso mai lasciare, torna torna amore mio, non ti posso abbracciati i passi genni, tanto ti infuria mi bene, migliora viva la vita.
ti posso mai lasciare. Torra d'orra, amore mio, non ti posso TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.